In questa edizione di Completely News. Tornano gli abbracci, nuove regole verso la normalità, calo dei contagi, 1770 nelle ultime 24 ore, vaccino AstraZeneca, l'Europa non rinnova il contratto, meteo, inizio settimana tra sole e piogge. Tornano gli abbracci, nuove regole verso la normalità. Nella conferenza stampa prevista per oggi, il primo ministro Boris Johnson dovrebbe annunciare le nuove regole per abbattere la distanza sociale, permettendo così il ritorno degli abbracci e la possibilità di partecipare a matrimoni e funerali. Con l'eliminazione della distanza sociale, si attende poi lo step successivo previsto per il 17 maggio, quando si potrà tornare a consumare all'interno dei locali, visitare musei e torneranno le prenotazioni per i cinema. Calo dei contagi. 1770 nelle ultime 24 ore. Il Regno Unito ha registrato 2 morti nelle ultime 24 ore, con un calo dell'85% rispetto alle 14 vittime di domenica scorsa. Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati 1770 i nuovi casi di coronavirus accertati nel Regno Unito. Situazione totalmente diversa per l'Italia, che nella giornata di ieri ha segnato un più 8.292 casi e 139 decessi. Vaccino AstraZeneca. L'Europa non rinnova il contratto. Il commissario al commercio europeo Thierry Breton ha dichiarato: per il momento la Commissione europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno. Il vaccino è molto buono, non è un problema di qualità. Ma le motivazioni sembrano altre. La Commissione europea ha annunciato di aver concluso un accordo con Pfizer per l'acquisto di altre 900 milioni di dosi di vaccino, più un'opzione su ulteriori 900 milioni di fiale, entro il 2023. L'Europa insomma punta con decisione sul vaccino Pfizer e ha dunque meno necessità di alternative. Meteo, inizio settimana tra sole e piogge. Meteo incerto previsto per l'inizio di questa settimana. Si alterneranno periodi di sole a rovesci. Alto il rischio di temporali, che potrebbero interessare la zona sud-est dell'Inghilterra. Previsto un netto miglioramento per la metà del mese, che coinciderà con la riapertura dei locali. Da oggi, c'è una soluzione facile e completa. In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife, shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora. Disponibile per smartphone, tablet e PC. 1000 soluzioni, un'unica piattaforma. Completely.